pomeriggio a tutti, io sono Cinzia e oggi sono con una persona speciale che dopo tanto tempo, eccola qui! Sì, Sonia! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta a rincontrarci! Che bello essere nuovamente insieme, anche se non siamo insieme! Di nuovo virtualmente, Sonia, ma che dobbiamo fare? Vabbè, fra un po' vengo a farti un'improvvisata, anzi scrivete qui sotto nei commenti se volete che vada a fare una sorpresa a Cinzia a casa sua! Già nei commenti scrivono sempre: quando viene Sonia? Quando viene Sonia? Ma Sonia viene a casa tua, quindi devi venire Sonia. Quindi aspettatelo, un giorno bussano al campanello e ci sono io. Ta-da! Facciamo così: se in questo video arriviamo a 10.000 like, e allora Sonia verrà da me. Ok, quindi è tutto nelle vostre mani, ragazzi. Oggi io e Soniuccia, cara, bellissima, faremo l'intervista doppia, quindi ci conoscerete ancora di più. Io sono un po' in ansia, mi sento tipo, non lo so, ad un'interrogazione, un esame, messa qui nel banchetto. Prima di iniziare però volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e iscrivervi anche al canale di Sonia, che si chiama Sony-chan, quindi mi raccomando, iscrivetevi al suo canale e ve lo lascio giù comunque nel primo commento e nell'info box, e anche a fine video lo trovate e sì, un po' ovunque, venite a sbirciare. Ovviamente seguiteci anche su Instagram e TikTok. Iniziamo, fate finta che non ci conoscete perché ci ripresenteremo di nuovo. Pronti? Via! Yeah. Nome? Sonia, la so. Cinzia, anche io la so. Cognome? Lo Coco. Cavalleri. Età? 19? No? Ah, no, mi hanno informato che ho qualche decina in più. Io lo dico, li ho fatti da poco, 30 anni! Professione? Content creator, vedete che suona strano? Sì, super fashion e sono una youtuber. Creatore di contenuti. Sì, in italiano è così. Cinzia ha dimenticato a dire che è una bravissima animatrice per feste di compleanno, battesimi, cresimi, comunioni, eccetera, 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 a matrimoni, tutte queste belle feste. Tre aggettivi per definire l'altro. Simpatica, chiacchierona. È ricevuta, ricci ovunque. Dolce, acculturata, lo posso dire? Importante. Molto simpatica. Oh, basta. Se avessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? La fabbrica di Ferrero Rocher, ragazzi, cioccolato ovunque. No, vabbè, scherzi a parte, penso che comprerei tante case per i miei gatti, per me, la mia famiglia, i miei amici, tutti quanti. Ognuno avrebbe una casa con la piscina. Un castello. Esatto. Io sto ristrutturando casa, però comprerei tipo una mega villa con la piscina. E poi comprerei anche, penso, un villaggio turistico. Sì, un villaggio turistico dove posso farmi le vacanze sempre. Cosa ti dicono più spesso? Che sono bassa. Puffa, mi chiamano Puffa. Pure lei me l'ha detto la prima volta che ha vista. A me dicono che ho tanti capelli. Una cosa che ti rende felice? La cioccolata, ragazzi. Cioè, veramente, ogni volta che sono giù di morale prendo un barattolo di Nutella e mi ci tuffo dentro. Diciamo che ci accomuna una cosa, il cibo. Però anche il mare, devo dire che il mare mi rende molto felice. La prima cosa che fai al mattino? La pipì. Prendere il cellulare e andare su Instagram. L'ultima cosa che fai la sera? Accarezzo i miei gatti, ce li ho tipo ovunque, in testa, sulla pancia, sotto le ascelle, quindi sto così tipo... Guardo Instagram! Ah no, ma sei proprio una social addicted! Le tre cose che guardi in un uomo? Prima cosa gli occhi, poi le mani e il carattere, ragazzi, mi deve fare ridere, se non mi fa ridere c'è poco da fare, non mi conquisterà mai. Sorriso, occhi, mani. Sei mai stata innamorata? Sì, sono stata molto innamorata. Scoop, sono per voi. Innamorata! Sì. Poi però mi hanno spezzato il cuoricino. Io sì, vabbè, lo sapete. Cioè, credo. Come no? Lo conoscono Giampaolo. E adesso? No, zero, niente. Le balle di fieno che rotolano. Io sì,
io sono tanto innamorata. Gli occhi a cuoricino, blim 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 blim. Una brutta figura che hai fatto. Ero alle elementari, sono andata in bagno, dopodiché avevo la gonna e ho dimenticato a sistemarla bene, quindi avevo la gonna tutta alzata dietro e ho camminato nei corridoi con questa gonna e nel mio mutandone a puano. Non sa che si vedevano. Non è stato molto divertente, almeno per me. Sonia! No, è successo anche a me! Però non era questo quello che volevo raccontare. Sono entrata in una macchina che non era quella di Giampaolo, cioè non era la mia. Che a me stava succedendo? La macchina era totalmente diversa! Ma non ve la scampate, raccontateci anche voi una vostra brutta figura. Hai piercing? No. No, neanch'io. E tatuaggi? Anche questo no? No, non ne ho. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Cerco di resistere alla tentazione di portarmelo a casa, ragazzi. Sono proprio una gattara. Nulla, ragazzi. Alla fine, cioè, è un gatto come tutti gli altri. Che animale vorresti essere? Ma me lo chiedete pure, ragazzi. Ovviamente un gatto. Cioè, sono pigri, se ne stanno la mattina alla sera a non fare nulla. Vengono coccolati, viziati, nutriti. Che bella vita. O se no, un uccello, mi piacerebbe saper volare. Io sono bilancia, quindi sono l'eterna indecisa, quindi ne dirò due animali. Uno è la scimmietta, ovviamente. E poi il delfino, ragazzi, il delfino salta, c'è nell'acqua, nel mare, bello, felice, sereno. Di cosa hai paura? Degli spazi chiusi. Mi dà proprio un senso, non lo so, di oppressione. Sono un po' claustrofobica, quindi vertigini, claustrofobica. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Facciamo la lista? Da dove iniziamo? Abbiamo tempo? No, perché mi sa che è un po' tardi. Ragni, buio, stare da sola in casa. Ho paura di tutto, ragazzi. Io sono una fifona, ho paura di tutto. Dove vorresti vivere? Mi piacerebbe vivere in un paese freddo, come per esempio la Norvegia, la Finlandia, perché io amo la neve e mi piace moltissimo anche il Natale. Che fai, boh? È bellissimo! Lasciate un like se anche a voi piace il Natale e la neve. Posti caldi dove l'inverno non esiste, le Maldive, Cuba, non lo so, ma posti caldi! Un piatto che ti disgusta. La testa del polipo, ragazzi, una volta l'ho assaggiata e tutto questo ripieno molacchero. Alt, secondo me non te l'hanno pulito bene il polipo, Sonia. Pasta con i piselli, ecco. Quella col brodino con i piselli, quella non mi piace proprio. I piselli non mi piacciono. Cosa ti piace fare nel tempo libero se rimani in casa? Mi piace guardare una serie TV. Io sono un'appassionata di film e quindi mi sto sbivaccata lì con il telecomando. Se sono in casa e non devo lavorare, e allora questo è il mio letto, quella è la mia TV, è il mio mondo, bellissimo, film, serie TV, cartoni animati, sì! E se esci invece? Mi piace andare nelle caffetterie a bere un tè. Vorrei andare con Sonia a prendere un tè. Sì! La tua frase preferita? Non lasciare che il passato ti dica chi sei, ma lascia che ti dica chi diventerai. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Convivenza oppure matrimonio? Convivenza e matrimonio. Prima bisogna conoscersi, vedere se ci si trova bene, se non ci si tira tipo le padellate in faccia vivendo insieme. E poi si può capire che si può stare insieme per sempre. Io la penso perfettamente come Sonia. Solo che probabilmente matrimonio prima di tutto, anche perché dopo 12 anni con Giampaolo che cos'altro devo conoscere? Dovremmo sposarci secondo voi? Magari gli puzzano i piedi e non lo sai. Gli puzzano i piedi, tranquilla, lo so però, ma lo accetto. Scherzo Giambi, ti amo tantissimo. No, no, ormai l'abbiamo detto pubblicamente che ti puzzano i piedi. No, non gli puzzano, no, se no non l'avrei accettato. Gli alieni esistono? Sì, altrimenti che seccatura se fossimo gli unici in questo universo. Spero che qualche altra forma di vita ci sia in questo universo infinito. Pensate che con tutti questi pianeti, con tutte queste galassie, universi paralleli, non paralleli, siamo solo noi in questo mondo che è minuscolo. Che cellulare hai? Ho un Honor 20 Pro, mi sembra. Non lo ricordo. Ho fatto il compleanno e c'è stata una bella sorpresa per me, che vedrete presto, però... iPhone. Vabbè.
che spiona! È un iPhone, sì, ma non vi spoilerò precisamente qual è perché lo vedrete presto. Come ti immagini? Facciamo 10 anni, 20 mi sembrano troppi. Sì, noi siamo già grandicelle. Okay. Questa mi sa che la lascio. Vabbè. Come ti immagini tra 10 anni? Mi immagino come una zia fashion che va in giro per il mondo e porta i regalini alle sue nipotine. Dice: vieni, viaggia con me, mia cara. Oggi ce ne andiamo a Dubai. Ma Dubai, che non vado da nessuna parte, però vabbè. Io tra 10 anni penso che avrò almeno 2 figli. Saranno i miei nipotini. E li porterai a Dubai. Porta anche me però, eh. No, ovviamente, cioè direi. Cosa hai pensato la prima volta che hai visto l'altra dal vivo? Ho pensato, ma è più bella e capelluta che nei video. Cioè perché aveva proprio una montagna di capelli. Ho detto, oh, c'è una Cinzia fra quei capelli. La primissima cosa, appena proprio ci siamo incontrate così, ho pensato, ma è piccolissima e dolcissima. Non ho pensato che fosse bassa, è proprio piccola tutta, ragazzi. È piccola tutta. Pizza o sushi? Sushi. Non l'ho detto veramente. Pizza. Però adoro anche sushi, sono stata appena a mangiarlo. Cane o gatto? Gatto, tutta la vita gatto, ragazzi. Sono indipendenti, autonomi, non ti stressano tutto il tempo lì. Ti voglio bene, ti voglio bene. Come fanno i cani? Cane, cane, cane tutta la vita. Sonia, devi avere un cane per capire che cosa si prova ad avere un cane che ti adora e ti vuole tantissimo bene, che non ti snobba soprattutto. Mare o montagna? Montagna. Mare, ragazzi, mare per sempre. Benissimo, ragazzi, le domande sono finite. Yuppiu! Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete sotto nei commenti la parola Gorgonzola. Oh mio Dio, in onore dei piedi di Giampaolo. Dai, poverino mio, dirà. No, no, profuma il mio fidanzato. Scrivete Gorgonzola. Adesso io e Soniuccia vi salutiamo, vi mandiamo un bacione enorme. Mi raccomando, passate nel suo canale perché è uscito anche lì un video. E noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, al canale di Sonia, Sony-chan, Sony-chan, se mi piace di più. E seguiteci su Instagram e TikTok. Mamma mia, mi sto impappinando tutta, ma fa niente. Saluta Sonia. Ciao, vivi tantissimo, come direbbe qualcuno. Sì, vivi tantissimo. Ci vediamo al prossimo video.